Il male può insinuarsi in ogni modo, ma qual modo più divertente se non violando il corpo, l'anima ed il cuore di una donna che desidera diventare madre? La storia di oggi è ambientata nel 1968. Rosemary e Guy sono una coppia appena trasferitasi a New York. La loro ingenuità, però, li spinge ad avvicinarsi sempre di più ad una coppia di vicini, una coppia di anziani apparentemente innocui, ma gradualmente, seppur d'improvviso, la loro vita si stravolge e la fortuna pare volgere a loro favore sempre di più. E culminano questa felicità con la decisione di avere un bambino, ma quella donna fastidiosa è troppo sveglia e mette in dubbio la loro fortuna, e il suo ficcanasare viene prontamente punito. Attraverso il figlio. Infatti, dopo una gestazione infernale piena di incubi e dolore e allucinazioni ed occhi aperti, il culmine viene raggiunto attraverso morte, ansia e la creazione di una creatura maledetta. Roman Polanski, caro discepolo maledetto, dipinge con questo film una storia di satanismo e desiderio d'ascesa alla fama ad ogni costo, sacrificando addirittura anche ciò che viene creato dalla propria carne. E voi quindi potete davvero fidarvi di chi avete accanto? Attenti alle loro ambizioni e diffidate da vicini troppo coinvolgenti ed accomodanti. Con questo io ho concluso. Vi auguro come sempre una buona serata e Terribile.